Ferretti invece era uno che mi aiutava. Ferretti, diceva delle cose, mi ha aiutato, soprattutto le quattro torri mi hanno aiutato, perché avevano capito molto velocemente che ero giovane e che non conoscevo niente al cinema, ed era vero, e mi hanno preso sotto le loro ali e mi hanno messo in confidenza. Mi ricordo in una scena, vicino alla fontana, la prima scena dove ho dovuto fare vedere il mio culone. E era con Marcello, sono andata a trovarlo, ho detto: Marcello, come andrà la scena? Mi devi toccare? Ho detto: non preoccuparti, non mi sentirai affatto, perché visto dove la macchina da presa, loro crederanno che io ti tocco, ma non ti toccherò. Allora io ho chiesto che tutti gli uomini si avviano dietro di me, nessuno. E poi, quando è arrivato che giravamo, stop, mi sono girato verso Marcello, ho detto: ma che hai fatto? Non ho sentito niente. Te l'ho detto, non ti tocca. Mi spatto lui invece di toccarmi, era lì. Dunque per voi, nella sala, sembra che mi tocca e non mi ha toccato. Dunque questo era anche mettersi in confidenza con gli attori. Ma vi devo dire la verità, quando la sera, tre giorni dopo, siamo andati a vedere il materiale, quando ho visto questa inquadratura mi sono messa a piangere, perché mi scopriva il mio corpo sullo schermo. E allora i quattro sono venuti a dire: ma sei bella, sei carina, ma non sei brava, bro. E dunque mi hanno consolata. Mi avevi bisogno. Sai, quando sei una giovane attrice che prende una parte così, un po' inconsciamente, devo dire, c'è la borra, prima deve girarla, poi accettare tante cose e di vedersi così. E dopo, io l'ho detto ieri, la giovane persona che io ero, aveva 26 anni quando ho girato il film, mi sono detto: non rimarrò grassa. E ovviamente, come mangiavo 5 volte al giorno, mangiando solo 3, ho perso i primi 10 kg, così, puff, senza accorgermene. Le altre 12, 13, molto più lentamente, però con calma. E un giorno ho incontrato Marco sui Champs-Élysées, non l'avevo visto da molto tempo, ero diventato di nuovo una signorina, e lui mi ha detto: sei una stronza, non hai capito niente. Lui mi aveva creato pomposa, bella, rotondina, e difatti lui non mi voleva, la sua creatura era cambiata, e lui forse era molto dispiaciuto. Deluso. Scusatemi se vado di qua a là, ma è perché una cosa mi fa pensare a un'altra. No, non siamo all'università. No, non lo so, ma...